bene. Questo è il prototipo dello staffaggio per lo specchio primario. E adesso passiamo alla struttura del telescopio. Bene, e questa è la parte relativa alla struttura del telescopio, che ovviamente andrà tutta registrata, tutta controventata, tutta irrigidita e dovrà essere montata con le distanze adeguate. Ho deciso di optare, ecco qua, così vediamo anche tutti e quattro gli anelli, ho deciso di optare per una struttura esagonale realizzata a centine, in maniera tale che io possa tenere sotto controllo la distanza fra i vari anelli, dove verrà montata tutta l'attrezzatura relativa al telescopio, quindi dove verrà montato lo specchio primario, come avete visto prima, e dove verrà alloggiato lo specchio secondario. Ovviamente il tutto andrà registrato al millimetro, in funzione soprattutto in questo momento del supporto dello specchio secondario, che è quello che determinerà poi la distanza insieme al focheggiatore dei due esagoni di ingresso, cioè dei due esagoni che andranno a caratterizzare la parte alta del telescopio. Ma come sempre, per tutta la parte relativa alla meccanica da qui in avanti, vi tengo aggiornati. A presto!